La storia che sto per presentarvi vi porterà in un'altra dimensione, un mondo parallelo a quello in cui viviamo. Noi non lo sentiamo, non lo vediamo, ma esso esiste. Se siete curiosi di vedere chi c'è dietro a questa finestra, entrate con me. Conoscerete Wilbur. E sia questo il destino di tutte le streghe e maliarde che tentino di esercitare la loro diabolica magia nella nostra città. Il libro dell'esorcismo. La giustizia ti condanna al supplizio delle fiamme eterne, affinché non mai tu possa tornare a Rockford. Ora, mentre si prepara l'esecuzione del padre della donna, il vecchio stregone che cercò di salvarla, si avrà un breve intervallo. Ecco qua! È la meniga brustolita! La regalo! 2 soldini! Calda che brutta! Sprizza, sprizza, re, ti ammetto, sprizza il fuoco su quel tetto! Lo sapevo! Ora ti sistemo io! Wilbur! Will, ti sei di nuovo addormentato davanti alla TV! Ti avevo avvertito! Che spavento! Ho avuto un incubo terribile! Guardi troppe porcherie! Era tutto, sangue, tutto così reale. È il mostro, guarda, il mostro che usciva dal televisore. Guarda che disordine. Ma ora basta. Era così vero. Wilbur, mi stai a sentire? Sì, sì. Visto che ti fermerai qui ancora una settimana, d'ora in poi la TV la guarderai solo la sera. Vediamo il film I morti ritornano. Buon divertimento. Il mio film preferito. Ho detto che tu la TV preferito. Non la guardi più. Ma io non so come passare il tempo. So io cosa farti fare. Che cosa? Andrai a mettere in ordine la soffitta. Ma no, no. Fila! No. Ah no, eh. Buffa! E bada che sia tutto in ordine prima di cena, altrimenti questa sera la TV non la vedi. Wilbur! I tuoi popcorn. Peggio di mia madre. Metti a posto qui e metti a posto lì. Metti a posto. Metti a posto. Anche la lampadina adesso. Anche la lampadina. Accidenti, c'è un buio qua dentro. Però l'occhio si sta abituando. Adesso sì che ci vedo. Wilbur, cosa diavolo fai? Mannaggia, proprio. La candela è quello che ci serviva. C'è un buio qua che non si vede proprio niente. Adesso però. Iniziamo di qua. Guarda che disordine che c'è. Questo è pesante. Tutto qua. Questo? Vediamo cosa c'è qua sotto. Che bello! È un bel quadro, eh? Ma è caldo!
La cosa incredibile di Wilbur era la sua innata abilità nel trovarsi nelle situazioni più assurde. Come quella volta che rischiò di affogare quando, giocando al palombaro, si incastrò con la testa dentro la boccia con i pesci rossi. Eppure non è del tutto stupido, è soltanto troppo curioso. Infatti Wilbur non lo sa, ma fra poco vivrà un'esperienza incredibile. E qui che c'è scritto? La candela magica funziona solo con colori a tempera e acquerello. Che significa? Che sia un'altra invenzione del nonno. Io, Wilbur, ho una candela magica. Io, una candela magica. Fammi provare un esperimento. Non si vede niente qua. Questo cos'è? Una racchetta? No. Questo? Un bastone? Sì. Ecco qui. Cerini, eccoli qua. Ora accendo la mia candela magica. Così. Adesso proviamo questo bastone così. Accidenti. Ora ho capito come funziona. Ci vorrebbe qualcosa per... Forse questo fa il caso mio. Vediamo un po' se è come dico io. Questi li rimetto qua. E adesso vediamo questo quadro. Come mai si è sfondato questo? Ecco cosa voleva dire quella scritta sulla candela. Dei colori, gli acquerelli, le tempere. Allora questo è ad olio. È un peccato però. Ed ora entriamo dentro il quadro grande. Il bastone è di nuovo intero. A rimettere a posto ci pensiamo dopo. Bestiale! Questo...
Non mi serve più. È bellissimo. Meno male che è un quadro reale e non astratto, altrimenti era un problema entrare. Ora. Chissà dove porta questa porta. Adesso lo scopriremo. No, no, prima la candela. Sciocco, è una candela magica. Questo è meglio richiuderlo. Ecco, tutti i ladri. Ci vediamo tra un po'. Un corridoio. Ed ora, Wilbur, andiamo a vedere dove ci troviamo. Ma già, tanto questa non fa luce. Di qua. Ehi, promette bene però. Cieco. Ehi, un passaggio segreto. Che forte. E adesso? Ciao! Chi siete? Ma tu chi sei? Mi chiamo Wilbur, io. Da dove sei arrivato? Parla, ragazzo.
Sono Wilbur io. Sono arrivato con una candela magica attraverso un quadro. Che cosa? Dunque, stavo raccontando... Ok, ok. Lasciamo perdere. Ma che ci fate voi qui dentro? Caro ragazzo, anche noi lo vorremmo sapere. Sapere cosa? Perché siamo qui, no? Ma è impossibile. Ora ci mancava pure questo rimbambito. Si calmi. Prima perdo l'aereo e poi mi trovo qua. Il diavolo! Caro ragazzo. Mi chiamo Wilbur, io. Va bene, Wilbur. Ma dove siamo? Ma siamo dentro un castello. Me lo sentivo. Ma allora anche tu sei qui senza sapere il perché. E voi come ci siete capitati? Non stia a perdere tempo con quello lì. Non dar peso a loro. Anche noi come te ci troviamo qui in circostanze misteriose. Anche voi con la candela magica? Sì, candela magica. Proprio. Io, ad esempio, stavo tornando a casa in taxi e percorrevo la solita strada di tutti i giorni, quando un tremendo temporale ha reso il pomeriggio talmente buio da sembrare notte. Ed è a quel punto che uno strano bagliore ha iniziato a pervadere l'auto su cui viaggiavo. Quando la strana luce è sparita, mi sono trovata, pensate un po', in un vecchio lugubre cimitero. Forte! Ma il taxista? Beh, poveraccio. Penso che sia ancora lì a chiedersi chi gli pagherà la corsa. Comunque è una bella storia. Ma non è mica finita. Ah, bene. Camminavo nel nebbioso cimitero e vagavo senza una meta. Cominciavo a sentire molto freddo e tremavo. Mi sembrava di vivere un incubo. Ad un certo punto ho intravisto... uno zombie! Ma no! Peccato. Ho visto un grande portone e subito dopo due persone uscire dalla nebbia. Dopo essermi avvicinato, ho chiesto se sapevano indicarmi in quale maledetto luogo ci trovassimo. Presto capì che anche loro erano lì senza sapere il perché. Visto il freddo, decidemmo di bussare al portone e chiedere eventuali spiegazioni. Da buoni cavalieri mi fecero bussare. Ma come toccai il battacchio, esso si illuminò. E la porta si spalancò da sola. Meglio dei film di Roger Corman. Come? Stai zitto. Continui, signorina. Entrammo titubanti nel salone. E poi la porta alle nostre spalle si chiuse. Ora ricordo. E poi... E stia zitto lei adesso. Continui. La sensazione che provammo immediata fu di grande desolazione e abbandono. Nello stesso tempo, l'atmosfera così irreale del castello ci colpì molto. Sembrava di vivere dentro un dipinto. E poi siamo rimasti chiusi qui dentro e qui finisce la storia. Maledetta porta! Forza! Smettetela di parlare, cerchiamo di uscire! Sto parlando con voi! Ci vorrebbe qualcosa per... Per fare cosa? Per forzare la serratura, no! Aspetti, che forse nelle tasche... Aspetti, Dovrei avere qualcosa che fa al caso. Aspetti un attimo. Ecco, questa qui. La fionda qui. Devo avere questa tasca. Sì, questa tasca. Poi... Questo è tutto quello che ho nelle tasche, Guardi. Fionda. Ah, quello è un panino. È finto, Quest'altro, guardi, la fionda, Guardi. Che ne pensa? Poi ho anche questa cosa qua. Questo mi serve. L'avevo detto che avrebbe trovato qualcosa. Peccato che la mamma mi ha lavato gli altri pantaloni. Avevano più tasche. No. E smettete di giocare e portatemi quel candelabro! Credevi di farmela, Non conosci Wilbur? Così! Credeva di farmela! Così!
Ora ci vedo. Ma forza, aprite! Anche lei può darci una mano, no? Ma non vorrà mica che mi rompa un'unghia. Poverina! E si avvicini con questo candelabro. Un attimo! Sembra di essere a Luna Park. Oh, ma non riesce ad aprire questa porta. Ci risiamo. Mi faccia un favore, almeno. Stia zitta! Senta bene, io non faccio favori a nessuno. E via. Tra voi due. Cosa hai combinato, Zilbur? Mi chiamo Wilbur io. È orribile, ma cosa rappresenta? A prima vista sembrerebbe raffigurare una condanna a rogo, una classica inquisizione. E dall'aspetto di quest'ultima sembra che gli inquisitori abbiano fatto bene a condannarla. Già, forse per una volta ne avevano condannato una vera. Bestiali! L'espressione di quella donna è terrificante. E quel gesto quasi volesse sfidarli, oppure... maledirli. Ha ragione. Che forte! Senti un po', Wilbur. Mi chiamo Wilbur. Va bene. Perché con la tua candela magica non entriamo in questo quadro? Wilbur cercò di spiegare che la candela magica, secondo una strana regola, funzionava solo con quadri dipinti con colori ad acqua e non con quelli ad olio. Ma a volte si sa, la verità può essere più incredibile della fantasia. Ehi, sembra esserci una data lì sopra. 31 ottobre 1690. È la vigilia di Halloween, che guarda caso corrisponde alla data di oggi. Già, 3 secoli esatti. Un attimo. Mi avvicino un po' il candelabro. Mi dia una matita. Una matita da trucco, va bene? Me la dia per cortesia. Scusi, cosa lascia fare a me, non si preoccupi. Ma mi sporca tutto. Uffa. Ecco, si guarda. Cosa ve ne pare? Guardate, il tipo più alto, quello con gli occhiali. Ci somiglia. Senz'altro sarà una coincidenza. Ah sì? Allora sul fatto che c'è una certa rassomiglianza con la signorina. Guarda. E su me stesso. Ma allora noi siamo... Oh mio Dio. Dobbiamo fare qua? Come ci siamo potuti capitare? E questo quadro? È inutile porsi delle domande. Questa situazione sembra nascondere un mistero ben al di sopra della nostra immaginazione. Quindi non ci resta altro che
aspettare che succeda qualcosa, no? C'era un film che... Ma non succede niente. Qua. E poi si è aperto. Ehi, venite, venite, dai, 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 venite. Attenti, ora si sta chiudendo. Ma quello che diavolo è? Ma è un leggio, non lo vede? Ma quella clessidra che cosa serve? Che bella, una clessidra. Chi sale? Sempre cavalieri, vero? Ed ora? Lo apra, lo apra! Oh, sempre io! Mi avvicini il candelabro almeno. Ecco, così va bene. Guardate! La stessa data del quadro. Già, è vero. Giri pagina. E questo disegno sembra un processo. Allora, probabilmente le scritte si riferiscono a queste illustrazioni d'epoca. Sembra un fumetto. Giri pagina. E come pensavo, si tratta dell'inquisizione di una presunta strega. Tema ricorrente in questo castello. È vero. Sapete che allora la caccia alle streghe portò alla morte più di 200.000 esseri umani, sospettati di essere devoti a Satana. Però qui, secondo il disegno, sembra che una vera strega l'abbiano trovata. Guardate! La stessa scena del quadro. E questo? Probabilmente questo mostruoso demone è la maledizione che la strega ha lanciato verso i suoi inquisitori. Vuol dire i nostri sosia? Già. Ma questa non è la data di oggi. Ditemi che è solo un brutto sogno. C'erano troppe coincidenze. Troppe. Voglio tornare a casa. Cosa sono quelle facce? Li avessi io gli antenati cacciatori di streghe. Ehi, ci sono anch'io qua. Eccomi. E questa cos'è? Mi sento mancare. Ma i disegni? Dove sono finiti i disegni? Forza! Dobbiamo cercare di uscire di qua. Se solo trovassimo il modo. Ehi! Forse il modo c'è. Aspetta un po'. Non succede nulla.
Ah, volevo dire. Visto? Andiamo. Ma dove? Venite, venite. Attento, Wilbur. Attento a cosa? Ecco, lo sapevo. L'avete fatto richiudere. Senti bene, Bimbi. Non toccare più niente, ok? Ma se avevo trovato il modo per uscire... Cosa succede adesso? Ecco, lo sapevo. Chissà quale diabolico ingranaggio ha messo in moto. E adesso cosa succederà? Non lo so e non voglio certo star qui ad aspettare. Cosa è successo? La clessidra si è capovolta. Forse sta per compiersi la maledizione. Fermiamo la clessidra. Fermeremo la maledizione. Nuovi disegni. Guarda, Wilbur, come possiamo fare? Farlo rinvenire. Presto? Sto arrivando. Tenga e si sposti. Ci svegli. Venga, continui venga, lei. Venga, signorina, venga. Guardi. Beh, non vedo niente. Perché è un po' bassa. Come? Niente. Ecco. Questo è un caso nostro. Guardi. Cosa c'è di straordinario? È solo un vaso di fiori. Guardi dietro. Dietro? Accidenti, ma allora? La storia della candela. Ma cosa succede? Guardi lei. Forza, scenda! E beh, è solo un mazzo di fiori. Provi a spostarlo! Ora si renderà conto che Wilbur non racconta mai le bugie. La storia della candela è vera, non ci capisco più niente. Quella è la casa della nonna. Cosa gli hai preso? Ma lascia perdere, guarda se c'è piuttosto. Nonna! Nonna! Non ci passo. Eccoli qua. Ecco fatto. Dolce casa. Adesso arrivo, però. Il chiodo tiene. Nonna! 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 Ma dove diavolo sarà andata? Sono andata dal dottore, la merenda è nella credenza.
Avevo anche fame, avevo. E allora? Non c'è. Purtroppo questo quadretto è troppo piccolo per passare. Eh già, che scemo. Ma è naturale, no? Ecco. Ci risiamo. Questo no. Oh, ecco quello che cercavo. Tempera e pennarello. Però ci vorrebbe un pennello. Signorina, mica un pennello. Un pennello? Non vorrai metterti a pitturare adesso? Lo lasci fare, forse ho un'idea. È un pennello da trucco, va bene? Va bene, va bene. È proprio quello che ci voleva. Scusate. Ma cosa sta succedendo qua dentro? Perché ho male alla faccia? Ecco qua. Questo è finito. Adesso un po' di colore. Ma cosa sta pitturando? Ah, già, lei non lo sa. Abbiamo scoperto che la candela magica esiste veramente. Come fa a dirlo? Perché Wilbur ci ha fatto vedere la stanza di sua nonna attraverso un quadro di fiori dentro a quella libreria. Capisce? Cos'è? Ma è una porta, no? La nostra via di fuga! Bella trovata, ragazzo! Wilbur! Bene, bene. Ma ora usciamo! No, no, no! Bisogna aspettare che si asciughi, eh! Ma Wilbur, fra un po' finisce la... Guardate la clessidra! È meglio asciugare subito la porta! Ma lasciate perdere, tornate a soffiare! Questi colori si seccano in fretta! Soffiate! Presto, Wilbur, non perdiamo tempo, asciughiamo la porta! Della maledizione. Quello del libro. Ehi, guardate la porta. Si è asciugata. E funziona. Attenti. Ehi. Fuggiamo. Ecco,
Questa è la candela magica. Ma certo! Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima, eh? È questa candela la fonte dei nostri guai. Wilbur, ti ricordi che ora l'hai accesa? Dunque, quando mia nonna ha spento il televisore, c'erano i morti ritornano. Poi sono andato in soffitta. Erano le 17. Mi ricordo che stavo andando a casa a guardare il film, poi una nebbia. Capite? Wilbur accendendola ha messo in moto tutto questo. E poi la strana coincidenza delle date, ricordate? 3 secoli esatti. E se quello che stiamo facendo ora fosse già stato tutto predestinato, meglio... Ma meglio disegnato su quel libro! Ah! Forza, non c'è tempo da perdere! Dobbiamo uscire! Dai, Bilbo, portaci fuori di qua! Mi chiamo! Ma lascia stare! Mi apro presto! Ehi, Bilbo, apri, ti prego! Come mi chiamo io? Sta arrivando il mostro, ti prego! Bilbo, apri! Come mi chiamo io? Il mio nome esatto! Cristo! Va bene! Chiami Wilbur, Wilbur, ti chiami Wilbur, ma apri, ti prego, apri, ho paura. Finalmente l'ha capito, eh? Dai, fammi entrare, prego, prego. Vorresti dire che sei entrato di lì? Incredibile. A questo punto non mi stupisco più di... Ma non finisce mica qui. Aspettate. Wilbur! Guarda cosa ti ho portato. Wilbur! Ma dove cavolo si sarà cacciato? Uffa! Siamo ricchi! Siamo? Wilbur! Wilbur! Ma chi è? Shh. Mia nonna! Nascondetevi! È arrabbiata! Wilbur! Accidenti, la luce non funziona! E mi faccia spazio! E passi! Wilbur! Ma dove diavolo si è cacciato quel ragazzaccio? Comunque qui Wilbur non è venuto. È ancora tutto in disordine. Aspetta che lo trovo e gliela faccio passare io la voglia di fare il furbo a quel demonio. Ah, si vedrà. Ah, peggio per lui. Stasera niente TV. Non c'è più. Venite, venite. È andata via. Ci è mancato un pelo. Avete visto? Quella era mia nonna. Ma ha finito di comandare Wilbur, perché ora con questo oro io... Oh mio Dio, siamo fregati! Fregati? Maledetto Wilbur! Ecco, che la storia di Wilbur vi serva di lezione. Sapete, è meglio non avere niente a che fare con strane maledizioni.